Ciao. Che bel vestito. È di Gucci. E quanto l'hai pagato? 5.000. Ah, poco. Ti consiglio di risparmiare. Un giorno potresti ritrovarti senza soldi. Vero. Ma un giorno potrei essere anche morta. Quindi preferisco essere felice ora che forse un domani. E poi non significa che se spendo non risparmio. Vivere miseramente per lasciare tutto agli altri. Trovo che sia ingratitudine verso noi stessi. Vedremo. Certo che mandi una luce abbagliante. Grazie. Accechi i pochi vedenti. Hai sempre pensato di essere più intelligente di me, ma la resa dei conti non è ancora arrivata. Ah, sì? Io non ho la forza di combattere. Ti chiedo solo di starmi il più lontano possibile. Se non ti vedo, non soffro. Scusa, sono i miei uomini. E allora, che differenza fa? Va bene, aspettatemi giù. Ok. E dimmi, sei fidanzata? No. Diciamo che spazio. Volevo sposarmi, ma poi ho scelto la libertà. E tu? Sento che a breve troverò l'uomo giusto. Mi farà piacere. Adoro vederti felice. Sono certa che lo pensi. Tieni, ti regalo quest'anello. Tu ti fai sempre prendere dal livore personale, invece di puntare al raggiungimento dei tuoi obiettivi. L'odio ti acceca e ti impedisce di accettare condizioni che ti potrebbero portare dei vantaggi. Per questo la tua vita sarà sempre in salita. Preferisco mangiare topi, ma odiare liberamente. Senza umiltà, non c'è possibilità di scalata. Bisogna saper abbassare il capo per poi essere l'unica persona che lo può alzare. Viviamo sulla superficie di una sfera che oscilla. Partiamo da un punto e ci ritroviamo in un altro. Saliamo al top, scendiamo negli inferi e risaliamo. Il centro della sfera. Sempre rimanere equidistanti. Bisogna trovare l'equilibrio che ci fa prendere le distanze dall'autodistruzione. Viviamo in un mondo ambiguo, dove i margini tra il bene e il male sono sovrapposti, si intersecano, si avvolgono, convivono. Ci sono sempre più persone decise ad immolarsi, pronte a farsi esplodere pur di fare la differenza in un circuito aleatorio. La vita diventa un concetto sempre più occasionale, più solitario. Non riusciamo più a stare insieme, a volerci bene. Abbiamo un io troppo egocentrico, troppo autarchico. Tutti odiamo qualcuno e tutti siamo odiati da qualcuno. E non sempre per motivi validi. Perché l'amore, la perfidia, l'invidia e la gelosia suonano delle sinfonie a parte. È un'orchestra diretta da un maestro che, in ogni momento, può essere spazzato via. Siamo soli, ma forse per questo siamo artisti.